mira sti birdelloni che sono sempre a be col fiasco o meno. Sì, sì, fa finta che te sei in canto anche questo. Su, forza. Allora, e mo che sa fa? Stamani vuoi trovare il mercato, non ti ho fatto niente. Stasera c'è da annaffia all'orto e nemmeno quello. Forza, su, posate sti rastrelli che fate in campo. No, ci attende panni. Oh, muovetevi. Io briechi, forza, te l'hai. Muoviti. Oh, signore, e io sempre a lavorare. Cioè, vi azzappa le patate, voglio vedere a chi toccano. Strozzatemi se. No. Voglio vedere a chi toccano anche quelle patate. I broccoloni ve l'ho riempiti io. Se volete, potete anche innaffie. Oh, via. Io si rebbe stracca. Ma corre su. Oh, ragazzi, c'è da via di telegiornale, muovetevi! Altro che fai quei pali! Come così, facciamo mettere un goccino di qua di là e poi dopo si farà, si rimbocca, su, dai. Ah, sì, dai. Non si riparte, eh? Chi viaggia qui nella Chiara, chi si mangia il sugo di nana, c'è chi un giorno invece ha scoperto che la cinta è scappita nell'orto, ma stimili dove riporto, sempre ammesso che parto. Una giornata nera che ti piaccia o non ti piaccia, può capitare, non farne una tragedia, e metti via la corda e vieni giù da quella sedia. La depressione ti fa vedere nero, ma quello che è successo non ti può ridurre a zero. Adesso è meglio che lasci stare la canna del gas. Allora, ma questi chi l'ha lavati, questi bicchieri lo ci scioglio? Si sono lavati. Guarda che lercio che c'è. La cucina è lo zio del nonno, del babbo, del figlio. Aspetta, gli diamo una pulitina. Vai, vai, pulisci, pulisci il pulcino. Poi asciugo anche un po' di sudore. Bravo, ecco, vai. Ora. Ecco, dopo aver pulito il sudore. Tanto che non c'è la truccatrice oggi, che almeno famo come ci pare. Male, quindi non c'è la truccatrice. Mettiamo il bicchiere. Va bene, vai. Pronti? Sì. Pronto. Io si comincia? Si può iniziare. Abbiamo un servizio, vero? No, ma che volevo servizio no, a voi? Si deve cominciare. Ma che cominciate? Non siete manco passati per la sala trucco. Oh, ma nemmeno il tempo di mandare. Ma no, il sala trucco. Senti che puzzo. Ma ancora si detto che ora. Andando via, dalla stalla dei maiali. No, io ci devo andare nella stalla dei maiali. Ma mi sembra che ti sei lavato ieri. Guarda, ieri? Ma è da Natale che non mi lavo io. Ce l'ha un bicchiere. Sì, bicchiere. Guarda, c'è il problema, guarda. Come dice lo zicioncio, il vecchio zicioncio, come dice lo zicioncio, le apse e le api sono mosche da miele, l'uomo è una mosca da vino. Mettiglielo qui il vino, che c'è il sudore dello zicioncio. Trinciaglielo qua, di qua, va, bussa qua. Il trucco è questo. Ma quale trucco? Il trucco di essere briati. O voi delle chiare, ma secondo voi c'è bisogno che si debba essere truccati? No? Guardateci quanto siamo infascinati. Belli. Guardateci. Io sopra. Poi questo.
Questo, guarda. Sudato come meno mai. Male, meno male ci sono io. Meno male ci sono io. Perché io fo, no, io fo, se io fo la... è un colpo che Cristo me ne mandi subito un altro, guarda. No, allora, questa io sono la dimostrazione lampante che la persona sbagliata, va bene? Nel posto sbagliato può dare in realtà un ottimo risultato. Io lo caverei sto vino perché mi pare che avevamo già dato. Sì, no, 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 no. È io che bevo. No, il vino è l'ossicioncio. Se se ne accorge l'ossicioncio e tu ci porti lì il vino. Senti che puzzo. No, che il vino. Il vino dell'ossicioncio. Il vino dell'ossicioncio lo portano. Il problema lo risolviamo. Allora questo si beve, giusto? E questo ci fate due gargarismi. Sì, intanto si manda la prima notizia e poi. Ma se la sai. Lo sai il vino dell'ossicioncio? Questo è il vino, un vino speciale. Perché l'ossicioncio prende tutti i vini che ci sono in Italia, dall'Alta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana, poi va in Sicilia, fa delle belle cose, insomma. E poi vieni qui e ti fa umbriacarti. Fa degli innesti incredibili, Marina. Vabbè, Sacco. Io lo porto via. Se te ci fai caso, se te tu lo guardi bene il vino, tu vedi anche delle striature di bianco. Oh, trucca atroce, lo sai? Guarda. Lo sai che è vero che puzza che tanto fa questo? Sì. Oste, portacene un altro! Sì, l'ossicioncio! No, no, no. Ma dato! Qui l'ossicioncio ci può far causa, io ve lo dico, eh! Ma sì? Vedi, che così potrebbe far causa, ci potrebbe far causa a tutti! Dove va? La terza notizia mica ci arriviamo con questo, eh. Ah, no, che mi pare sufficiente. No, io sto qui. Questo appena l'avrà già bevuto prima. Guarda. Noi siamo altri giri, Noi siamo altri giri, non si può mai finire così. Fammo così. Appena ci si fa la prima notizia, appena si dice ABCD, la mia gatta mi fuggì, bene finito tutto. Certo. Dai. Allora. Quanto volete bere? Si può partire? La truccatrice, ora toccare andare giù di sotto al settimo pian terreno e tocca riportargli via quel chiasso, perché io come può andare? Pronti? Amici di Striscia Struscia la Chianina, benvenuti. Buonasera! Ari, buonasera! Come potete vedere c'è rimasto solo il pappagallo. Ma non so, le 8 del mattino? Sì, allora buongiorno, ma io non so, non ci vedo, doppio. Buonasera, sentite, buonasera. Sì, dimmi. Visto che non volete essere manco truccati. Vai, dici. Dici qualche cavolata, va. È arrivata la notizia? Vai, allora, pronto. È arrivata la notizia dell'ossicioncio che... Ma chi la paga sta truccatrice? La paga lo zio del nonno di Ornella Vanoni. Ah, ecco dove... Rivista. Perché l'ossicioncio ce l'aveva una truccatrice. Ecco, quella famosa storia dell'Ornella. Questa ce l'hanno zeppata, io sono la parrucchiera ufficiale di Ornella Vanoni. Eccola. Perché sono la più brava di tutta la Valdichiana e oltre. Allora capivo perché ci ha portato via il fiasco del vino. Tocca mandargli una mail al Vanoni Trombatutto lì e ci fa ripostare su un'altra damigiana. A proposito, ma Andy Bellotti che fine gli anni? Via, lo so, sarà in crociera. Si parte con la prima notizia. Allora, il 19 e il 20 giugno e il 21. Allora, il 19, il 20 e il 21 giugno, l'ho detto il 21, a Marciano della Chiana c'è stato il Chiana Comics. Chianina il Comics. Chianina Comics con Marco Fusi e abbiamo qui un servizio. E chi è Marco Fusi? È un vignettista di Mediaset. È il vignettista ufficiale di Mediaset. Ufficiale, sì, ufficiale. Quindi, per capire. Ma per me tanto è il fiasco che parla. No, il vino ci hanno portato via, allora, il vino. Cioè, ma si può fare tutte queste figure così, con tutta la Valdichiana che ci guarda, che ci ascolta alle 9 la sera? Ci guardano anche a Castiglion del Lago, ci guardano. Amici di Castiglion del Lago, salutiamo gli amici di Castiglion del Lago. Perché quelli della Val d'Orcia, no? Amici della Val d'Orcia, volevamo finire ad annunciare questo servizio, allora, il 19, 20 e 21 giugno, come dicevo, a Marciano della Chiana c'è stato il Chianina Comics. Con Marco Fusi, che è il vignettista appunto di Mediaset. E il nostro Beppe lo ha intervistato. Eppure c'era anche Giordano Scioli. E c'era anche Eccolo Giordano là, il nostro carissimo. Il nostro Giordano Scioli, che salutiamo. Maestro Giordano. Sì, Beppe Binaggio, lo salutiamo perché che lo saluta a fare. Tanto lei è qua. Quindi il servizio. Il servizio a voi in studio. A voi.
Dai, va, tanto beviamo, tanto ci hanno portato via l'unica cosa di... Per carità di Dio. Eccoci qua, carissimi telespettatori, siamo a Marciano della Chiana, un pomeriggio stupendo di un sabato 20 giugno. Per, diciamolo, uno scoop, io darei la parola anzitutto a Giordano Cioli, perché è il nostro trasciner di questo progetto, e lascerei subito la parola a lui. Perché, Giordano, siamo qua a Marciano della Chiana oggi? Beh, Marciano della Chiana oggi è ricordare sempre del Comics Valdichiana, che Fusi, Marco Fusi, ha ideato e portato proprio qui in Toscana. Marco, raccontaci un pochino te quello che ha fatto e quello che stai facendo. Ma dunque, tutto nasce 5 anni fa, quando tu mi hai portato qui per la prima gara, la prima edizione della Chianina Vintage, e mi hai suggerito se era il caso qui di fare una mostra di vignette sul ciclismo. Io ho detto sì, perché no, potrebbe essere una bellissima idea, e l'organizzazione ci ha detto sì, e da allora è nata questa bella mostra che mette in concorso i migliori vignettisti d'Italia, partecipanti tra i 40 e i 50 ogni volta, e anche quest'anno l'abbiamo fatta e ci siamo ispirati al fatto che quest'anno è il 100° anniversario di Federico Fellini, e quindi abbiamo intitolato la mostra Amarcord la bici. E abbiamo avuto 43 vignette partecipanti, e adesso ve li faremo vedere, e poi direte anche voi un giudizio sulla qualità, che è stata molto elevata. Ecco, quindi anche per il futuro ci sarà sempre questo concorso, e quindi c'è qualche novità ancora? No, spero, credo, anzi sono sicuro che continueremo finché continuerà la Chianina Vintage. Vediamo, potrebbe esserci qualche sorpresa, vediamo di parlare anche con Roberto, che potrebbe anche crescere. Adesso vediamo, perché ancora le cose, forse un libro potrebbe essere avvicino come soluzione. Ottima idea e ottimo negozio. Ecco, quindi passiamo un pochino a vedere queste... Beppe, vieni qua, che si guarda un po' queste... Allora, spiegaci un pochino, diciamo, primo padiglione. Ormai te conosci tutti questi personaggi, spiegaci questi personaggi. Ma sì, sono, come dicevo, tra i migliori vignettisti che abbiamo adesso in Italia. Molti provengono dalla satira e molti sono illustratori, come si potrebbe vedere. Abbiamo, per esempio, qui in basso, Atos Careghi, che tutti conoscono sul giornalino col personaggio Fratino. Ed è un personaggio, un vignettista che a livello nazionale è molto conosciuto e anche internazionale. Poi abbiamo un maestro come Maneglia, Papparelli da Cuneo, altro grande disegnatore, e in basso abbiamo Dupini da Napoli. Perciò diciamo che oggi abbiamo tutta Italia al cospetto di Marciano della Chiana, giusto? È un grande onore anche da parte degli organizzatori. Quindi andiamo sul padiglione anche di qua, Marco, così ci spieghi due cose. Allora, qui abbiamo in alto abbiamo un disegnatore vignettista di Roma, che adesso sta a Lucignano, quindi è stato conquistato dalla Chianina in tutti i sensi. Poi abbiamo Carretta, che è un altro grande disegnatore della Liguria. Guazzone qui, che ha vinto la seconda edizione della Chianina per la caricatura, ed è di Firenze. Poi c'è Bersani, molto bravo. Qui abbiamo un senese, l'unico senese presente, Andrea Castelli, che aveva smesso di disegnare praticamente, gli ho fatto riprendere io per la Chianina, perché ha detto: caspita, a casa tua non puoi non mancare. E poi abbiamo sotto, ci sono una mia vignetta, non voglio pubblicizzarmi troppo. Allora la diciamo: secondo te cos'è quella cosa sul manto della Chianina? È incinta, è solo voglia di bicicletta, opera di Marco Fusi. Ecco, poi qui sono altri autori, tra questi abbiamo la vincitrice quest'anno. Lo possiamo dire in anteprima? Possiamo dirla tranquillamente, è Virginia Cabras, che ha fatto questa... lei è di origine sarda, ma adesso attualmente vive a Dublino, è in trasferta. Ha fatto una bellissima Anita Ekberg, ribattezzata Chianina Ekberg, che invita Marcello Mastroianni non più dentro la fontana ma sulla bicicletta, quindi è un sunto molto che si avvicina molto alla modalità. Ma stasera sarà presente?
No, no, non lo sa ancora, non lo sa ancora, non abbiamo ancora avvisato, volevamo chiamarla. Ci sarà la premiazione a dicembre, ci sarà la manifestazione sempre della Chianina qui, e allora in quell'occasione le daremo il premio. Perché abbiamo fatto le elezioni, ieri sera abbiamo fatto la giuria, quindi, ecco. Poi c'è l'altro lato. Passiamo dall'altro parte. Sì. Ecco, qua abbiamo un grande caricaturista, come si può notare, di Gaeta, Magnatti, molto bravo anche lui. Oscar Sacchi, che è una di Carpi, che ha una mano molto particolare, come potete vedere, è veramente unica. Agostino Longo, che lavora molto con le grimistiche ed è di Salerno. Carlo Baffi, che avrete molto visto sulla RAI, perché lui fa molte vignette per la RAI sui motori, sul mondo dei motori. Chiostri di Torino. Poi abbiamo la Gio 40, che ha vinto molti premi in Italia e anche all'estero. Poi qui sotto abbiamo il più grande vignettista italiano per premi vinti, ne ha vinti più di 80 all'estero. Marco De Angelis. Poi ci sono altri personaggi, Frioleotto di Ancona, la Tosti di Roma, che è arrivata vicino a vincere, è arrivata seconda nella mostra. Poi abbiamo sotto ancora una vignetta di Quazzone, molto bella, a me piace parecchio, dove c'è al posto di Ciccio Ingrassia che diceva voglio una donna, lui dice in questo caso voglio una gomma. Quindi, è bellissima. Ecco, poi abbiamo l'ultima parte, sono quattro disegnatori, questo è Walter Mantegazza che è a pochi chilometri da casa mia. Carlo Sterponi di Torino, molto bravo anche lui, tipico caricaturista, e questo invece è Lucio Troiano che ha vinto la prima edizione della Chianina. Anche adesso ha fatto un'opera veramente carina. Ah, è sotto Ricciarelli di Firenze. Sì. Che lavora per il Vernacoliere, come me anche. Ecco, è tutto. E grazie Giordano, questo è tutto dalla nostra redazione. Magari diciamo che domani ci sarà una piccola manifestazione ciclistica, breve, una passeggiata diciamo ciclistica, che sarà un percorso di quanto? 30 chilometri. 30 chilometri. Io ringrazio Marco Fusi per la nostra disponibilità. A voi la linea, a presto. Grazie. A te ti è garbato tutte quelle vignette, tutte quelle cosine? Sai? Sì, molto carine, molto carine. 46-47 espositori che hanno dato quel contributo, sì, sì. È meraviglioso. Sì, sì, molto sì. Interessante. È una cosa da ripetere. Un signore del potere accanto... passa davanti ad una fattoria e vede un maialino con una gamba di legno. Entra e chiede spiegazioni al contadino che gli risponde: e cosa vuole? Ci siamo affezionati, lo mangiamo un po' per volta. Quindi adesso io devo annunciare questo. Questa barzelletta si muove a cominciare a ridere. Oppure può anche far finta di nulla. No? È sempre il bicchiere che parla. Il bicchiere, canta. Vai, il bicchiere, abbiamo, vino canta. Abbiamo finito. Vado a lasciare. No, andiamo con questo. Eccolo qua, un altro servizio. Questo è fresco. Siamo andati il 22 giugno al drive-in di Chianciano Terme. Abbiamo inviato la Menca, Andy Bellotti e Macchese, dove abbiamo fatto un'intervista a Daniela Piccinelli, vicepresidente della Proloco di Chianciano Terme, che la salutiamo da qua, e poi Paolo Sax, Gaetano Gennari e Graziano Salvadori. Abbiamo fatto un'intervista ad hoc, a Nana. Partiamo il servizio. Guarda il servizio. Buonasera e benvenuti da Striscia Struscia la Chianina. Allora, facciamo una domanda subito al nostro amico Paolo Sax.
Ma a te ti piacciono di più i pisci col sugo di nana o col sugo di cignale? Ma a me mi piacciono più agli aglione. Perché? Perché poi ti puzza il fiato, ma ora con il discorso della mascherina lo trattengo. Ma e invece i pisci col sugo di cacciagione? Dipende da quale è la cacciagione. Il fagiano? Meglio la fagiana. Eccolo lui! Però subito passiamo a Gaetano, perché lui... Adesso voglio fare una domanda. Tu ti piacciono le tagliatelle? Con cosa? Di Donna Pina. Non posso rispondere. Tagliatelle sono buone come sono, sono. Anche alla puttanesca. Questa è bellissima. Questa è bellissima. E per la striscia la chianina, appunto. Ma ti piace la chianina? A bestia, sì. Tanto. La bistecca o il filetto, il controfiletto? Guarda, io sono carnivoro proprio tutta. Se posso scegliere la bistecca dalla parte del filetto, ma non disdegno neanche il resto. Pazzesco. E le salsicce di Cinta Senese? Ma averne. Ne hai? Spacci. Ci sanno due? Spacci. Sì, due o tre salsiccine ci sanno. Ci sanno, sotto, non di nulla, ne parliamo dopo. Sì, dai, così almeno. Però facciamogli dire un detto toscano. Ecco, un detto toscano che ti piace dire così, così. Sì. Se sa di d'andato un maddindò. Bellissimo questo. Questa è una cosa bellissima. E invece, detto una cosa così in fiorentino, una cosa che ti preme, un detto che sin da piccolo tu ti sei sentito. Allora, io... passavo le vacanze quando potevo e avevo tempo sul versante livornese, e i livornesi sono bravi per, diciamo, un certo colore anche nel parlare e per l'impostazione delle mani. Allora, se devono dirti qualcosa di sgradevole, mettono prima così, vediamo, così. Sai dove devi andare? Poi la girano, tipo, in culo! Capito? C'è questo gioco di mano che capisci l'intensità del suggerimento, poi sei libero di accoglierlo o meno, ci mancherebbe, non è che per forza, capito? Guarda, mi hai fatto emozionare, quindi bisogna fare tutti il gesto di striscia, struscia, la chianina, perché noi non vendiamo sogni, ma solide realtà. Parola di Paolo Sax e Gaetano Gennaro. Ma non l'arresta un corello lì. Carlino, non l'arresta. E qui siamo in compagnia di una, ma no bella, ma dico di più, lei... Danila Piccinelli, che è davvero incredibile, perché gli voglio fare subito un sondaggio. Ma a te ti piacciono di più, proprio un chianino così, i pisci col sugo di nana o i pisci col sugo di cignale? Meglio quelli di cignale, perché siamo più in zona, nella serie che ce ne sono tanti, quindi meno più o meno. E invece le tagliatelle cinghiali. Invece le tagliatelle con cosa ti piacciono? Con la cacciagione, con il fagiano, con cosa? Con i funghi. Con funghi, brava, esatto, proprio con panna e funghi. La chianina, funghi. Un detto chianino, un detto che ti ricorda da quando eri piccola. Questo lo mastichi, Oddio, proverbi ne so tanti, inerenti alla serata, ma non mi viene in mente niente. Che ti posso dire? Non mi viene in mente niente in questo momento. Ora ci penso, dai, poi dopo te lo dico. Però posso dire che è stata davvero un'iniziativa molto bella questa di stasera. Appunto, cosa hai provato? L'emozione ovviamente di vedere comunque una serata fatta così qui. Come ti sei sentita? L'emozione? Un qualcosa, insomma, che hai provato? Devo essere seria? No, penso che sia stata una bellissima serata. Sicuramente... i protagonisti sul palco molto coinvolgenti, una cosa diversa, quindi comunque una cosa nuova, penso che sia stata apprezzata, io sono contenta. Tu pensa che Graziano dietro, prima mi ha detto Andy Bellotti, che ha conosciuto il mio babbo, lo dico proprio in chianino, ha detto che il mio babbo gli ha detto a lui: speriamo non ne venga più, su di me, pensa a te, nel senso com'è conciato bene, proprio detto in chianino. Però voglio farti un'altra domanda incredibile. Tu non mi conosci, però cosa pensi di Andy Bellotti? Questa è una domanda veramente... Che Dio ne rimandi. Allora, bene, allora, chianino. Ma lui, ah, perché è vero, mi manca, non mi viene il nome, ma comunque io... Roberto Esposito. Roberto Esposito, voglio intervistare Roberto Esposito, sì. Dopo ti darò i 20 euro, voglio sapere,
Ma cosa ti piace di più a te? Dillo sul serio. Di specialità napoletana. O babà. E invece se ti dicessi di pizza? La mia. È come quello che mi disse, ma come le fai le pizze? Sì, le fo tonde. Sì, ho capito, ma intanto, come, qual è l'impasto, il condimento? Cosa ci metteresti dentro? La pizza, nel senso, eh? Io, beh, la margherita. La margherita è la pizza per eccellenza, quindi, diciamo, poi richiama i colori dell'Italia, il giallo, il rosso, il bianco, il rosso e il verde. Il giallo che c'ha, lui, dolce. Giallo amore in palla. Il giallo è l'olio. È l'olio un po' giallognolo che colorandosi, l'olio toscano. Perché, chiarino. Certo, perché noi tutti insieme dobbiamo fare un motto. Sì. Il motto che porta fortuna, sì. Così con il dito, così, tutti così, striscia, struscia, struscia la chianina, perché noi non vendiamo sogni sempre, ma solide realtà. Sono 20 euro. Motivo, più 10, ma io meno. Uno dei protagonisti di questa serata è lui, l'immancabile amico, si presenta da solo, è lui, Graziano, I love you. Dici, com'è stata questa serata incredibile? È stata bellissima qui con Andy Bellotti, questa serata fantastica del Drive. Sto parlando male, bisogna dire. Sì, prego, ti parlo. Ok, allora, no, è stata bella, siamo divertiti. La serata è finita, adesso volge al termine con Paolo Cesacci, questo fantastico suonatore, stupendo. Niente, allora, noi siamo qua, non ti posso toccare, ti vorrei dare tanti schiaffi, ma non posso. Ma noi... Ti ricordi che ci siamo conosciuti la prima volta? Non so come ricordo. Ci siamo conosciuti la prima volta a Calambrone. Oh, è vero. E tra l'altro devo dire che Bellotti, che lo vedete qua, è nato in un giorno bellissimo che è il 23 settembre, quando è nato anche Graziano Salvatori. Sì, ed è una cosa gravissima. Infatti adesso io cambierò giorno. Voglio nascere o il giorno prima o il giorno dopo. Ma lui ormai fai parte di questo staff anche te. Certo, certo. Da quanto? Da un po' di tempo. Da novembre. Aspetto di organizzare tutto. Avete anche organizzato per avere. Sì, okay. La voglia. No, è bella questa cosa, questa televisione che tiene Andy Bellotti. È un animatore, è imitatore, trasformista. Giusto? Viva Andy! Sì, viva Andy, Vendi. Ma però, no, posso dire... Però visto... il nome rispecchia molto, dimmi. Hai visto la mia partecipazione anche a... Il film di Alberto Sordi? Certo che l'ho vista, che sei rimasto lì nel mezzo, perché poi sono arrivati Fellini con la Giulietta Masina. Giulietta Masina, e te sei rimasto sul palco così, che devo. Però le corna non ti stavano male. è una cosa che hai provato nella vita, avere le corna, e ricordati Andy, ricordati questa cosa, perché te non le avrai mai, non perché troverai delle donne fedeli, perché non troverai donne. Chiaro, ecco, lo sapevo. No. È facile far così con la mascherina. Fallo senza, fatti vedere in faccia che lo saluti. Ah, proprio così. Deve essere proprio un problema della televisione. Sì. Però dopo questa cosa, ti voglio chiedere una sì, domanda così. Tempo, dì. Allora, l'ha detto così, ma ti hai conosciuto il mio babbo? Sì. Secondo te com'è il mio babbo? Una persona. È una delle persone più comiche che io abbia mai visto. Una cosa, ora vi racconto una cosa, ormai è una sera Andy era a fare uno spettacolo, il suo padre era a sedere, questa me l'hanno raccontata, e qui c'era un signore, a un certo punto sali te e tuo padre prima di iniziasse a lavorare comincia a fare vedi qua che decide, guarda questo qui, a un certo punto un signore fa, quello accanto fa, però mi scusi, se gli piace va via, non devi stare a criticare l'artista prima di vederlo lavorare. Lui fece, ma è mio figliolo, fa quello che mi pare. Stupendo, il babbo di Andy è stupendo. Come mi disse, babbo dai, una sorellina, speriamo ne venga più. Credo. Attenti, signori, vi devo salutare perché qui la gente va via. È vero, salutiamoci tutti. Salutiamo. Striscia, struscia la chianina, fa così. Vai, il coro. Struscia la chianina.
la chianina. Bella l'intervista, mi è piaciuta, io sì. Voglio dire, è stata un bel una progetto. Bella esperienza, una bella intervista, c'erano un sacco di attori in questo, c'era Graziano Salvatori, Gaetano Gennai, e c'era anche Alessandro Paci, che non abbiamo fatto in tempo a intervistare. Perché è scappato prima del perché tempo. Perché è scappato, ma la prossima volta non tu ci scappi. Visto che ha fatto, ha preso quadrini... Se l'è spipato, gli ne fregava un tubo. Non essere così materialista. È scappato, è andato via perché aveva altre serate da fare. A me l'inviato mi ha detto: quello è scappato via, ha preso soldi e se n'è andato. Gli fregava parecchio delle interviste di Sguscia la Chianina. Ma noi poi i soldi quando si scappa con il malloppo. E ora ci si riva a vedere il drive-in. Ma ci sa che gli è cascato qualcosa a terra. C'è da guardare un attimino. Se cascava qualcosa a terra, si raccatta. Ecco. No, va. Andare sto servizio, va. Via, no, il servizio è già andato. Il servizio è bello andato, il vino fa male. Facciamo così, facciamo mettere un goccino di qua di là e poi dopo si farà, si rimbocca su, dai. Ah sì, dai. Non si riparte, eh? Chi viaggia qui nella Chiana, chi si mangia il sugo di nana, c'è chi un giorno invece ha scoperto che la cinta è scappita nell'orto, ma sti libri dove riporto, sempre ammesso che parto. Una giornata nera che ti piaccia o non ti piaccia, può capitare, non farne una tragedia, e metti via la corda e vieni giù da quella sedia. La depressione ti fa vedere nero, ma quello che è successo non ti può ridurre a zero. Adesso è meglio che lasci stare la canna del gas.